Liberi.tv, Riccardo Cristiano in compagnia di Asmara Bassetti per Foto Kunti, che in questo caso si svolge a Cleto. Perché questa partecipazione e soprattutto la foto che hai fatto, le foto che hai fatto, cosa hanno tirato fuori dal borgo di Cleto? Allora, in realtà io sono qui solo come organizzatrice, quindi con Michele Laino e Oreste Montebello stiamo collaborando con Ivan Arella e l'associazione La Piazza a questo Foto Kunti, che sarebbe insomma sulla scia di Cine Kunti dello scorso anno. Quest'anno ciò nasce dal nostro progetto di noi tre con Michele Doreste di Fototopia, un percorso fotografico che avevamo intenzione di fare ad Albidona, e con Ivan è nata subito una collaborazione, in quanto le nostre foto sarebbero dovute poi stare in mostra al Cleto Festival, e quindi Ivan ci ha coinvolto anche in questo nuovo progetto, diciamo che l'abbiamo ideato insieme, Foto Kunti, quindi raccontare il territorio di Cleto attraverso la fotografia, attraverso un tema ben specifico che è risvegli. Quindi i fotografi all'inizio sono stati insomma un po' messi tra virgolette in difficoltà, però poi insomma sono riusciti a accogliere le loro storie, vederle sotto il loro punto di vista, quindi stanno già sviluppando i loro racconti, che saranno in mostra anche questa volta durante il Cleto Festival 19, 20 e 21 agosto al Cleto Festival ottava edizione. Asmara, una cosa che mi interesserebbe sapere, il borgo di Cleto è un borgo piccolino, perché mi pare che ci sono 10 famiglie o 10 persone, adesso non ricordo bene. Comunque è un modo per non solo animare questo borgo, un po' come fa il Cleto Festival, ma è anche un modo per portare l'attenzione su delle realtà molto belle della Calabria, che però vengono tenute segregate, direi io, e in questo caso vengono risvegliate dal vostro tema. Sì, quindi il tema in realtà è molto azzeccato, in quanto in questi 3 giorni, anche se sono pochi, stiamo in qualche modo riabitando il borgo, che è diciamo molto poco popolato, quindi ci sono 5 fotografi che sono in giro per il borgo, che contaminano le vie, i vicoli, e soprattutto interagiscono con le persone, fanno delle interviste, quindi questo diciamo che è anche un risveglio per il borgo. Quindi al di là del Cleto Festival, anche questo può essere un risveglio, che diciamo che è una cosa fondamentale per i nostri borghi, che stanno andando un po' a spopolarsi sempre di più. Quindi lo scopo del Cleto Festival, di Foto Kunti come di Fototopia, è proprio questo, quindi riabitare e contaminare un borgo a rischio spopolamento, quindi cercando di riportare di nuovo gente in questi vicoli che una volta erano molto molto più abitati. Se dovessi fare una foto tu personalmente, o comunque immaginare e fermare in un istante qualcosa di bello che hai visto a Cleto in questi 2 giorni, perché oggi siamo al secondo giorno, domani è l'ultimo, qual è la cosa che ti ha colpito di più di Cleto? Sicuramente, allora, questa è la mia terza volta in realtà a Cleto, quindi mi sento già di casa, perché Cleto mi accoglie sempre fantasticamente, però credo che la cosa che mi piace fotografare di più sono i volti, perché soprattutto i volti delle persone anziane che comunque qui hanno vissuto, e che hanno sulla loro pelle i dolori ma anche le gioie che Cleto gli ha dato negli anni precedenti. Quindi questo mi piace molto, cogliere la loro vita, il passare degli anni sui loro volti e nei loro occhi, quindi questo mi piace molto. Asmara, dove possiamo trovarti? Su Facebook, YouTube, o comunque vedere i tuoi lavori, o comunque contattarti per, non so, questa è un'esperienza, quella del borgo di Cleto e di Foto Kunti. Se qualcuno volesse replicarla e contattarti per far rivivere il proprio borgo o il proprio piccolo pezzo di paradiso che è dimenticato, come si può fare? Allora, può contattare me personalmente, sono Asmara Bassetti, diciamo che mi occupo della comunicazione all'interno di Fototopia, del percorso fotografico Fototopia, oppure andare direttamente sul sito Fototopia Albidona o sulla pagina Facebook Fototopia Albidona, quindi lì ci sono tutte le nostre, cioè le info per partecipare, anche perché siamo stati contattati da molte realtà che hanno deciso di fare delle uscite fotografiche sui loro territori, quindi diciamo che anche se la prima parte di Fototopia non è andata come speravamo, stiamo però cercando di creare altri progetti, infatti stiamo creando delle collaborazioni all'interno del territorio.